Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Essere leggeri, lo sappiamo, un po' la fissa di tutti i ciclisti professionisti e non. I nuovi materiali permettono di abbassare molto il peso dei componenti della bicicletta, si può arrivare fino a 6,8 kg, peso minimo. Però quanto conta davvero pesare così poco in salita? Lo scorso anno abbiamo fatto un video ignorantissimo in cui io sfidavo Giorgione in salita con 18 kg sulla schiena. Quel video, oltre a costarmi un'ernietta muscolare qua dietro, ma a livello di numeri non ci ha detto niente, solo che io ti ho battuto con 18 kg in più. Sì, ma era godimento, ti ho staccato lo stesso. Così. Quindi vogliamo dei numeri, vogliamo sapere quanto conta. Vogliamo sapere quanto conta un chilo soltanto di differenza, perché alla fine è la differenza che c'è tra due biciclette della stessa fascia di prezzo, più o meno leggere, insomma. Quindi il test di oggi consiste nel fare l'ultimo tratto della sete di San Vigilio, 1,1 km di distanza, a una potenza costante, io 300 watt, Alan 400 watt, con due borracce da mezzo litro piene, quindi un chilo, e senza. Primo test lo facciamo con le borracce. Piene, ovviamente. Pronti? Vai, ci sono, Giorgione! Vai. Giro! Ale! Ale, Giorgione, Ale, Ale! Ale, Giorgione, che si fa sera! Alla linea gialla! L'app alla linea gialla! Ale! C'hai anche i supporters, guarda, c'hai anche i fan! Ale, Ale! Stop! Ciao! Thank you! Giorgione, com'è andata? Con calma, senza fretta, molto eh? Molto preciso, 300 watt. Certo. Sembra preciso. Giusto. Bravo, un orologio. Però come vedi abbiamo sudato, quindi adesso beviamo. Ho fatto fatica, dico la verità. Però beviamo un pochino di acqua, perché sennò stiamo perdendo più del peso che in realtà dovremmo togliere. Esatto. Quindi beviamo un po' di acqua, torniamo alla situazione di sete che non avevamo come era all'inizio, quindi beviamo un po'. C'ho la bocca impastata, esatto. Da paura. E quando arriviamo giù togliamo le borracce. Ma le borracce le lasciamo qua, no, che poi... No, proprio fare un abracadabra qua, ci metto un secondo a far sparire tutto. Ne troviamo 8 poi. Io le darei ad Andrea. Bravo, mettile sotto la sella della moto. Mi raccomando, abbi cura delle nostre borracce, non fare un abracadabra anche te. Cioè, per favore, fai bravo. Lo vedo già che le rivende. Sicuro. Bene, ripartiamo. Prima non l'abbiamo detto, la velocità di partenza è sempre 20 km/h, in modo da non arrivare più o meno lanciati. 20 all'ora si fa il lap e poi si tiene la potenza costante controllando bene sul computerino la potenza media del giro attuale, in modo da fare una roba precisa. Il più preciso possibile. Ho guardato anche come ho fatto il traiettorio delle curve, quindi lo fate tutte stando bene sulla destra senza tagliarle, in modo da replicare. Sono pelo l'ultimo perché era un po' disperato. Allora tagliala ancora, la ritagli, in modo da avere la stessa identica distanza e poi andiamo a misurare il tempo. In rampa di lancio. Pronti? Alle. Vai, addio, 400. Giorgione. Addio. Ale, Giorgione, Ale! Ale, Giorgione! Dai! Ale! Interessante! Ci ho messo un pochino di meno. Però non sveliamo adesso i risultati. No, non dico niente, non voglio spoilerare. Andiamo in studio. Sì, perché voglio vedere anche pendenza, velocità, tutte quelle cose qui che adesso non vedo. Scarichiamo il file e guardiamo. Sono un po' fuori forma. L'hai fatta cannone? Cannone, ma cannone male. Cannone male. A farsi del male. Vabbè, torniamo in studio, dai.
Eccoci in studio per analizzare i dati di questo chilometro di salita. Cose che ci aspettavamo. Allora, la salita era 1,02 km, quindi essenzialmente poco più di 1 km. Io nella prima scalata, quindi quella con 1 kg in più, ho impiegato 5 minuti e 31 secondi a 301 watt medi, 11,1 km orari. Nella seconda scalata con 1 kg in meno, 5 minuti e 25, 302 watt, 11,3 km orari. Quindi essenzialmente 1 watt in più e 6 secondi in meno. Io ho fatto la prova, la prima, quindi quella con il chilo, in 3 minuti e 9 secondi a 423 watt, che secondo me era un po' troppo intenso, perché quando vai un po' troppo tutta, poi non riesci a tenere gli stessi watt. Infatti nella seconda dovevo farla sempre a 423, è venuta a 410, però ci ho messo 4 secondi in meno. Sì. Senza il chilo, quindi, cioè togliendo 1 kg. Nel mio caso la differenza c'è, ma è poca. A velocità maggiori e con pesi minori viene da pensare che la differenza aumenti ancora di più, perché Alan comunque con 13 watt in meno, cioè con 13 watt meno di spinta, comunque risparmiato 4 secondi. Quindi nel tuo caso la differenza è evidente. Probabilmente all'entrata della velocità e del tuo peso inferiore la differenza aumenta ancora di più. Sì, andrebbe provato su una salita più lunga per avere un dato magari più evidente, più tangibile, però già qui ti fai una bella idea. Sì. Però. Qui abbiamo la differenza al chilometro, quindi per persone che salgono lentamente sono molto pesanti, la differenza è dell'ordine di 5-6 secondi al chilometro. Sì. Per persone che salgono più velocemente, la differenza nel tuo caso non l'abbiamo in secondi perché non abbiamo gli stessi watt, c'è un po' la differenza. Però potrebbe essere anche sui 10-15 secondi di differenza. Però già vedi che con meno watt, con 13 watt in meno, ci ho messo 4 secondi in meno. Appunto, Cioè, comunque già inizia a essere roba. Al netto della precisione di misura di potenza, che ovviamente possono avere delle piccole... Consiglio il margine di errore, ok. C'è un margine di errore, però entrambe le prove fanno vedere che andiamo su più forte, con 1 kg in meno. Beh, questo ce l'aspettavamo. E la differenza è... non male, diciamo. Quindi se io avessi il tuo peso salirei molto molto più forte, decisamente. Grazie, 25. Quindi pensa, l'anno scorso con 18 kg sulla schiena la fatica che ho dovuto fare per staccarti. Infatti ho ancora un'ernietta qua dietro. Te lo giuro, da quel giorno lì non è più andata via. Non sto scherzando. Per staccare Giorgione ci ho rimesso la salute. Piuttosto che perdere in salita contro di me. Ci ho rimesso la salute, vabbè, capita. Comunque sì, potremmo rifare un video del genere a tema scientifico, magari su una salita più lunga per ridurre magari il margine di errore del misuratore di potenza. Oppure suggeriteci voi qui sotto nei commenti che tipo di test vi piacerebbe vedere per capire meglio la differenza di peso e quello che può fare in salita. Magari potremmo provare pendenze diverse. Facciamo una prova al 5%, una al 10%, vediamo quanto cambia a livello di peso. Suggerite, dateci spunti su test che possiamo fare in bicicletta, noi ci proviamo in qualche modo. Per oggi comunque è tutto, se vi è piaciuto questo video un bel like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. Però non chiedetemi più di sfidarlo con 18-20 kg in più, lo dico subito. 25. Non lo faccio più, 25, sì, fammi morire, dai. Ciao. Ciao.